E ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente è arrivato iPhone XS Max che ho acquistato pochi giorni fa all'Amazon Prime Day. Quello, per chi ha visto il video, pagato soltanto 301 euro. È un telefono reso, quindi è un telefono che è già stato usato da un acquirente che l'aveva acquistato su Amazon e non sappiamo i motivi, lo ha voluto rendere. Il telefono lo sto unboxando ora, quindi lo sto aprendo ora per vedere le condizioni reali del dispositivo, anche se dalla descrizione era condizioni accettabili, ma era segnato solo un piccolissimo graffio inferiore allo 0,5 cm nella parte frontale e 2,5 cm nella parte laterale. Ma il telefono, devo dire, è veramente perfetto. Ha qualche micrografio, non nello schermo, perché lo schermo è perfetto, non ha nulla, sembra nuovo. Ha qualche micrografio, ma chi ha avuto già un iPhone XS sa che la cornice si graffia anche soltanto mettendola nella cover, quindi è del tutto normale. Il telefono è tutto originale, anche il vetro retro non è stato, non sembra che non sia stato sostituito nulla. È perfetto, cuffie nuove all'interno della confezione, il caricatore assolutamente nuovo, originale in confezione e il cavo appunto di ricarica. Il telefono appare subito di una qualità incredibile, ormai sappiamo come lavora Apple e non lascia di certo con la bocca asciutta per questo. È veramente una ditta che la qualità la fa da padrona. Ora lo accenderò appunto per impostarlo, quindi per impostare le prime funzioni. Guardiamo appunto come viaggia questo telefono. Nel frattempo iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video, dove ovviamente prenderemo in analisi se merita ancora acquistare nel 2021 un iPhone XS Max. Ormai c'è l'11 Pro Max, ma questo sembra essere comunque difendersi, si sappia ancora difendersi molto bene, nonostante siano passati 2 anni circa dalla sua commercializzazione. Il display è veramente bello, luminoso, ampio, perché 6,5 pollici senza stondature, senza gli angoli curvi, sono davvero grandi, quindi abbiamo un telefono con una leggibilità che è un qualcosa di bellissimo, soprattutto quando navighiamo su internet, magari leggiamo un giornale, qualche articolo appunto scritto. È solido, non abbiamo la sensazione di avere un giocattolo tra le mani e sinceramente dispiace metterci una cover, perché le cover sono praticamente tutte in plastica e rovinano l'estetica di un telefono così bello. Io nel frattempo ci ho messo una coverina ora subito dopo l'unboxing per proteggerlo e un vetrino compatibile, anche se non è appunto per l'iPhone XS Max, ma per non fargli graffi proprio in queste prime ore. Provvederò ovviamente a comprare una pellicola vetro che appunto non gli faccia fare graffi. Il dispositivo è velocissimo, l'ho impostato, ho messo i miei account, ho scaricato le prime applicazioni che mi servono, diciamo, quotidianamente, e veramente è un proiettile. Viaggia, che è una meraviglia. Il display, come dicevo, è luminosissimo anche nella parte esterna. Ho provato a scattare qualche foto, sono di una qualità incredibile, ma per questo vi lascio appunto ad un video che farò successivamente, proprio per analizzare quanto ancora è valido un iPhone XS Max nel 2021. Vi lascio ad un po' di clip per vedere con i vostri occhi quanto sia reattivo il telefono, quanto sia veloce nell'aprire queste prime applicazioni appunto scaricate. È veramente un missile, non ha niente da invidiare ai top di gamma Android di oggi, perché è un telefono veramente che 2 anni fa, quando uscì, ricordiamo, costava molto al di sopra dei 1000 euro, quindi un telefono che è veramente veloce. Io vi lascio il link in descrizione per dare un'occhiata alla sezione Amazon Warehouse, quindi i resi di Amazon, che molto spesso hanno delle offerte che sono incredibilmente basse. E chi non si è iscritto, si iscriva al canale per non perdere i prossimi video. E ciao ragazzi, al prossimo video.